Ritrovati e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Il bollettino odierno del Ministero della Salute recita 14.372 nuovi casi in Italia su 275.179 tamponi molecolari antigenici nelle ultime 24 ore, con 492 nuovi decessi registrati. La percentuale dei positivi è al 5,2%, ma il dato è influenzato dal conteggio dei tamponi antigenici, che si sommano a quelli molecolari. Le vittime sono in totale 87.381, mentre le terapie intensive sono 2.288, meno 64 unità rispetto a ieri, con 102 ingressi nelle ultime 24 ore. I ricoverati con sintomi sono invece 20.778, meno 383 unità. Sono invece 451.551 le persone in isolamento domiciliare. La Regione Emilia-Romagna comunica anche che sono stati eliminati 12 casi comunicati nei giorni precedenti, in quanto giudicati non casi Covid-19. Arriva puntuale anche il bollettino odierno dei contagi in Campania, a cura dell'unità di crisi regionale. I positivi del giorno sono 1.313, di cui 123 casi identificati da test antigenici rapidi, di cui asintomatici 1.103 e sintomatici 87. I tamponi del giorno sono 16.112, di cui 1.904 antigenici, per un totale positivi di 218.243, di cui 1.062 antigenici. I deceduti del giorno invece sono 35, 12 nelle ultime 48 ore, 23 deceduti in precedenza ma registrati soltanto ieri, per un totale pari a 3.704. I guariti invece sono 684 per un totale di 150.950. Come di consueto parliamo anche del report dei posti letto su base regionale. Quelli di terapia intensiva disponibili sono 656, occupati 98. I posti letto di degenza disponibili 3.160, occupati 1.474 tra offerta Covid pubblica e privata. Secondo giorno di consultazione al Quirinale, che ha avuto come protagonisti il PD e Italia Viva. Resta al momento il gelo tra i partiti sul futuro Premier. Una precisazione però arriva via Facebook dal segretario Dem Nicola Zingaretti. Non abbiamo nessuna intenzione di chiuderci nelle nostre stanze a cercare un governo a qualunque costo. Non è questa la nostra storia e non è questo che serve alla nazione. Prendiamoci cura dell'Italia e credo che la cura giusta sia un governo di legislatura, europeista, repubblicano, che rilanci lo sviluppo, socialmente giusto e attento agli ultimi. Un governo attento alla salute e al futuro degli italiani. Questa crisi non l'abbiamo voluta noi, ne avremmo fatto volentieri a meno, ripeto e conclude, l'Italia può e deve guarire. Proseguono le seconde dosi del vaccino tra i sanitari della Campania in attesa di ripristinare il programma anche per le prime vaccinazioni che dovrebbero ripartire dal 6 febbraio. Alla mostra d'oltremare di Napoli oggi ci sono 1.266 vaccinati convocati per fasce orarie, da 200 persone alla volta. In ordine alfabetico si prosegue così anche nei prossimi giorni, quando il numero ovviamente aumenterà. Venerdì previste 2.019 persone, sabato persino 2.382. Intanto proseguono i richiami anche negli altri hub cittadini. Domani è prevista una riunione in Regione Campania con i direttori generali delle ASL per partire con l'importante pianificazione della fase successiva delle vaccinazioni. Dal 1 febbraio infatti Pfizer ha assicurato che la fornitura di vaccini tornerà ai livelli normali, senza riduzioni, coinvolgendo così quanto prima anche le persone ultraottantenni. Intanto l'eurodeputato del Partito Democratico Andrea Cozzolino ha chiesto a gran voce con un messaggio sulla propria pagina ufficiale la possibilità di valutare azioni legali contro Pfizer e AstraZeneca. Valutiamo la possibilità di promuovere azioni per censurare un adempimento contrattuale, un ritardo che rischia di mettere a repentaglio il diritto alla vita e alla salute dei cittadini europei, dichiara. È ciò che ho chiesto in un'interrogazione alla Commissione europea, richiesta che fa seguito non solo ai ritardi della consegna annunciati, ma anche alla riduzione delle dosi rispetto alle previsioni per il primo trimestre 2021. Un rischio, conclude, per il quale la Commissione può e deve prendere provvedimenti.
La Regione Campania questo pomeriggio ha firmato un atto di richiamo contenente disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica su tutto il territorio regionale per la prevenzione e la gestione dell'emergenza Covid-19. Si raccomanda ai dirigenti scolastici di adottare misure di massima prudenza nell'organizzazione delle attività scolastiche, assicurando in particolare che la presenza in aula delle singole classi sia disposta in misura non superiore al 50%, assicurando il collegamento online da parte della restante platea scolastica, preferibilmente in modalità sincrona. Che venga consentito ai genitori degli alunni, nel rispetto della misura prevista, di optare per la fruizione della didattica a distanza. Che in ogni caso venga disposta su richiesta la fruizione dell'attività didattica a distanza agli alunni con situazioni di fragilità del sistema immunitario, proprio ovvero di persone conviventi o comunque sulla base di esigenze adeguatamente motivate. Anche che non venga differenziato l'orario di ingresso degli alunni, assicurando piuttosto il rispetto dei limiti percentuali di presenza in aula degli alunni medesimi attraverso adeguate misure di rotazione. Si richiamano i dirigenti scolastici all'obbligo del rispetto dei requisiti generali di sicurezza, nonché alla puntuale attuazione dei rispettivi piani di sicurezza anti-Covid e alle responsabilità connesse all'eventuale inosservanza degli stessi. C'è un grande alone di mistero intorno al futuro e alla creazione della statua dedicata a Diego Armando Maradona che dovrebbe essere installata fuori grotta davanti allo stadio a lui intitolato. Sarebbe infatti inesistente la bozza del progetto, con la procura che ha aperto persino un fascicolo senza indagati per fare luce sulla commissione istituita dal Comune per raccogliere manifestazioni di interesse e valutare il progetto più idoneo. Il pool che indaga, stranamente, è lo stesso che si occupa degli scontri che ci furono a Napoli lo scorso 22 ottobre, quando il governatore della Campania preannunciò l'ipotesi di una zona rossa per blindare la regione dal Covid. Nelle ultime ore gli uomini della Digos hanno acquisito anche in comune documenti relativi all'istituzione della commissione. È stata istituita a Somma Vesuviana la figura del garante per la tutela degli animali. Vietata la macellazione di animali anziani o non più abili al lavoro, quali per esempio bovini o suini, ed è previsto un rifugio, una sorta di RSA, per lo stallo e l'accudimento di tale tipo di animali. Punizioni rigide per coloro che abbandonano gli animali e prescrizioni per chi commercia e acquista animali esotici a danno dell'ecosistema. Per la prima volta quindi a Somma Vesuviana si approva il regolamento a tutela degli animali e lo si fa con un voto unanime di tutto il Consiglio Comunale, comprese le opposizioni. Il regolamento avrà funzione di promozione e sensibilizzazione alla tutela degli stessi animali, di ricezione di segnalazioni, collaborazione con le associazioni animaliste e medici dell'ASL e di monitoraggio delle condizioni degli animali su tutto il territorio. Viene anche istituita la consulta per la tutela degli animali, organo collegiale di natura consultiva. A parlarne Rosalinda Perna, assessora al randagismo del comune di Somma Vesuviana. Ascoltiamola. Finalmente è stato approvato il regolamento per la tutela degli animali. Un regolamento che è stato concepito per la tutela non solo, diciamo, dei comuni animali che conosciamo, che siamo abituati a conoscere come cani e gatti, ma un regolamento che prevede un ampio raggio di tutele anche per uccelli, equidi e per tutti, diciamo, quella nuova tipologia di animali che adesso oggi sono considerati animali di affezione, come conigli, come animali esotici. In tal modo noi abbiamo pensato di dare delle prescrizioni anche per consentire a tutte, diciamo, le specie viventi presenti sul territorio comunale di poter avere un'esistenza, diciamo, dignitosa. Il regolamento prevede come assoluta novità per la zona vesuviana la figura del garante per la tutela degli animali. Il garante viene scelto tra persone che sono dedite alla cura e alla tutela degli animali. È un volontario che fa da filtro tra il cittadino e l'amministrazione. Molte volte il cittadino ha dei dubbi, il cittadino praticamente vuole consigli, vuole dare proposte. Il garante è colui che accoglie e riceve proposte e dà consigli e suggerimenti.
Consueto aggiornamento coronavirus su tutto il territorio casertano con i dati forniti oggi dall'ASL di Terra di Lavoro. Nell'ultimo bollettino si certificano 177 nuovi positivi con 8 deceduti e 212 guariti. I tamponi processati sono 2031 per un tasso di positività dell'8,7%. Nel conto complessivo discesa di 43 positivi in tutto il territorio. Maddaloni ancora in cima per il numero dei contagi con 253 ed è l'unico comune oltre 200 attuali positivi. Segue infatti Marcianise con 159 e Caserta con 147. E la dottoressa Rosalia Santoro, il nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione del Museo Campano di Capua, manager, giornalista, storica e archeologa specialista nel settore della gestione dei siti archeologici e dei beni culturali. Ad affiancarla, quali componenti del CDA, l'imprenditrice Carmela Del Basso e la dottoressa Floriana Iannone. Ecco le prime dichiarazioni del nuovo presidente Rosalia Santoro, che dopo la ricezione del decreto di nomina ha dichiarato: «Sono felice e onorata dell'incarico che mi è stato affidato di guidare il Museo Campano di Capua, vanto e orgoglio di Terra di Lavoro nel mondo. Ringrazio il presidente della provincia di Caserta, Giorgio Maiocca, per la fiducia riposta nella mia persona e nella mia professionalità, affidandomi questo incarico non facile di presiedere, ma soprattutto di rilanciare e valorizzare il Museo Campano. Nei prossimi giorni incontrerò anche gli altri membri del CDA e insieme tracceremo la linea da seguire affinché il Museo Campano possa acquisire i nuovi orizzonti e prestigio in un progetto ambizioso che non riguarderà meramente le attività ordinarie di routine, ma che vuole invece essere di largo respiro e tenterà di coinvolgere l'intera provincia e tutti i territori di Terra di Lavoro. Il progetto che ho in mente sul Museo Campano mira al rilancio, all'internazionalizzazione di un gioiello che per troppo tempo è rimasto in ombra nel contesto più ampio di coinvolgimento dei tesori culturali dell'intera area del territorio della provincia. Il mio progetto di rilancio mira al coinvolgimento a 360 gradi di tutta la provincia e lo spiegherò e illustrerò in dettaglio in una conferenza stampa dedicata. Sicuramente saranno di supporto il presidente Maiocca, l'ente provincia, gli enti locali e soprattutto le colleghe di questo consiglio d'amministrazione. Sono quindi molto felice di poter mettere a disposizione la mia professionalità per il rilancio e lo sviluppo del Museo Campano, sito culturale di interesse internazionale, nell'ambito più vasto di rilancio delle risorse archeologiche, storiche e culturali di valore assoluto dell'intero territorio di Terra di Lavoro e dell'intera provincia di Caserta. Concludo quindi con un grazie, grazie a tutti, ma proprio a tutti coloro che con un messaggio, un pensiero, una parola, in questi due giorni dalla notizia della mia nomina, mi hanno dimostrato la loro stima e il loro affetto. Un'altra notizia importante per i nostri telespettatori, il quotidiano online regionale e nazionale Notix compie quest'oggi 10 anni di vita. Il quotidiano legato al gruppo turco insieme a Teleprima, Caserta Prima Pagina e Sport 91 è un punto di riferimento a livello nazionale su tutta l'informazione che riguarda cronaca, politica, sport e attualità. Un grosso in bocca al lupo quindi a Notix.it e soprattutto un grande augurio per il futuro. Come di consueto al termine del nostro notiziario parliamo anche di calcio, in particolar modo di Serie C, Girone C. La casertana non si ferma e si gode la vittoria al Menti per 2-0 ieri nel derby con la Juve Stabia, recupero della 17ª giornata di Lega Pro, Girone C. A decidere il match le reti di Turchetta e Castaldo, successo vitale per i ragazzi di Guidi, il quarto di fila. I falchetti infatti salgono a 24 punti in classifica e scavalcano proprio la Juve Stabia, confermandosi in piena zona playoff. Ad analizzare il match è proprio il tecnico Guidi e il bomber Gigi Castaldo, ascoltiamoli. Sì, e devo fare per l'ennesima volta i complimenti al gruppo perché stanno andando oltre le difficoltà che abbiamo avuto, ma sapevamo che le ultime vicissitudini prima delle feste natalizie ci avevano rafforzato, cioè ognuno di noi ci ha spinto a fare qualcosa in più e le prestazioni stanno continuando a venire con grande anima, con grande volontà e soprattutto con grande qualità, quindi c'è grande soddisfazione. Però i veri e unici protagonisti sono i calciatori, perché si stanno esaltando e chiaramente dopo questo tipo di prestazioni acquisiscono sempre più consapevolezza, autostima e soprattutto stanno cavalcando l'entusiasmo, che è l'unica cosa che
che gli sto chiedendo di fare. Sì, no, ma sapevamo che poteva uscire una partita del genere, perché la Juve Stabia è una squadra che ha all'interno della propria rosa giocatori estremamente importanti, giocatori esperti, ha grande fisicità e quindi potevamo andare in difficoltà sia negli uno contro uno, ma anche sulle palle inattive, sulle palle alte. E penso che il primo tempo sia stato interpretato molto bene, anche nella fase di costruzione del gioco, anche come fluidità di manovra. E avevamo creato 3-4 situazioni molto importanti per passare in vantaggio. Nel secondo tempo è stata un'altra interpretazione, ci siamo difesi molto più bassi, c'è stata la reazione di una squadra importante, qual è la Juve Stabia, e devo dare atto che i ragazzi in questo momento stanno interpretando le situazioni in maniera molto, molto matura, consapevoli delle difficoltà che ci potevano essere e sono sempre stati molto attenti, concentrati, rischiando poco. Sì, un successo importante, forse anche inaspettato, perché affrontavamo una squadra forte e noi siamo partiti per venire qui per fare risultato, quello è sicuro. Sapevamo che giocavamo contro una squadra forte e organizzata, però volevamo fare risultato e credo che alla fine l'abbiamo meritato. Ci sono state due o tre ripartenze dove dovevamo sfruttarle meglio e un minuto prima del gol gli ho detto di alzare magari lo sguardo perché io di solito riesco sempre a staccarmi. È stato bravo a ricepire il messaggio e fortunato e bravo io a far gol. Ma è cambiato che ci sono più giocatori a disposizione perché quella è stata la difficoltà più grande che ha avuto il mister insieme allo staff. Quindi anche oggi mancava qualche giocatore ma però poi una volta recuperati tutti mentalmente e fisicamente si sapeva che questa squadra non poteva avere quella classifica. Abbiamo fatto quattro vittorie di cui tre trasferte per adesso viene il bello perché non abbiamo fatto niente e dobbiamo si sicuramente continuare su questa strada perché ci possiamo divertire. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi, come di consueto ogni giovedì alle 21:30 una nuova puntata di 30 minuti con, quindi mi raccomando restate in compagnia di Teleprima. Invece appuntamento a domani con la nostra informazione, ore 6:55 per il live della rassegna stampa. Buona serata.